Ed eccoci qua ragazzi con la mia collezione di Pokémon, carte collezionabili. Allora, questa è la mia prima pagina, però vi faccio vedere prima la copertina. Mi piace, l'ho presa tanti anni fa, quindi è normale che è un po' vecchiotta. Quindi abbiamo, mettiamo un po' di luce che necessita. Allora abbiamo la Laurantis, oddio, così non vedo niente. Ok, abbiamo Laurantis, poi abbiamo Decidueye, Wishiwashi, Charizard, Glurak, perché è un'altra lingua. Poi abbiamo Commo, Sylveon GX, Drampa GX, Lucario e Melmetal GX e Noivern GX. Sono tutte full art, tra cui 3 Hyper, 3 Arcobaleno, 1. 2 e 3. Poi abbiamo lui, Firou, specie Delta, in inglese Delta specie, molto raro e molto vecchio che mi ha regalato un mio amico. Sylveon GX normale, e ora passiamo alle GX normale. Abbiamo un Tyranitar, un Incineroar GX, guardate che bello, me l'hanno regalato insieme a questo qui. Poi abbiamo un Tyranitar. Non mi ricordo che cos'era. Sempre la stessa cosa del Tyranitar e il Umbron, si chiamano le carte Prime. Non mi ricordo da quale espansione venivano, ma è Tyranitar Prime e Umbron Prime. Umbron. Poi abbiamo un Pincurin B, un Buzzwell GX, un Wishiwashi GX, un Takufini, un Glaceon e un Ninetales GX. Poi abbiamo un Actuvis V, un Espeon V, un Tapulele V e poi alcune altre carte che non vi sto ad elencare, tipo un Cinderace, un Botund V-Max. E ora ci sono le X normali. C'è Blastoise X Full Art, c'è anche un Leafeon X, Mega Slowbro X, Slowbro X, Pidgeot X, Travellent X, Venusaur X e una Marowak Turbo, eccola qua, la turbo, l'unica turbo che ho. E ora intravediamo, ah, c'è anche Mega Venusaur X e anche Mega Pidgeot X. Ora prendiamo le carte fuori serie, per me le più belle. Ci sono le tre energie, lotta, acciaio e elettro, full art fuori serie, tenacia di Brock, Pokédex Rotom, un po' rovinato, purtroppo, mi dispiace per quello che me l'ha dato, un po' rovinato. Liam Full Art. Gechis, fuori serie. Un Terrakion Gold Shiny. È Shiny, credo che sia. È un po' rovinato perché me l'avevano rubato e poi ridato. Quindi, eccolo qui. Un po' rovinato, me l'hanno ridato, quindi vabbè. Poi c'è un distintivo acqua gold fuori serie. Poi abbiamo un Ex Deoxys di Staryu, un Darkrai Prisma, energia extra super Prisma e alcune carte molto vecchie, tipo questa del 2010, ad esempio. L'ho messa qui nella collezione tanto per Lunala Prisma. Ekans e Abra, prima edizione, dovrebbero essere della prima edizione perché me l'hanno scambiate sempre. Poi qui non c'è niente. E ora abbiamo il Charizard del set base, piegato. Per sbaglio l'ho piegato perché mi sono dimenticato che l'avevo in tasca quando l'ho trovato. E pazienza.
Poi abbiamo un Exeggutor fuori serie, un Pikachu Volo, un Riva il Team Rocket, lui che è molto molto vecchio ed è un Tauros, come potete vedere è promo nel 2010, 2011, 2005, quindi c'è il Mag Cargo e un Celebi. Un Celebi che è Olo, non è Olo, è Reverse. Olo Reverse, non mi ricordo. Questa è del 2005, sempre di energia. Poi cioè, ci sono alcune carte, ok. Poi vi faccio vedere altre carte che sono vecchie, un po' vecchiotte, tipo questa. Vabbè, questa è un po' più nuova, ma tutte queste sono vecchiotte, tipo tutte del 2010-2005. Anche queste, vabbè, questa pure è parecchio rara perché non si trova più, non si trova più, non si trova facilmente. E del 2015, però fa niente. E ci sono anche queste, tipo alcune del 2010, 2005, eccetera, eccetera. Questa è di livello 13, che è di livello, è del 2010. Questa è il dietro del mio, del mio portacarte. Spero che il video vi sia piaciuto. Se questo è, lasciate tanti bei like. Io vi lascio in descrizione i miei due giochi, noi ci vediamo in un prossimo video, ciao a tutti e seguitemi su Instagram online 606-basta con l'immagine di Minecraft, ciao a tutti ragazzi, al prossimo video.